Una trentina di studenti e collaboratori del Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio Chieti di Pescara, accompagnati dal professor Alberto Ulisse, daranno avvio ad uno studio per ripensare spazi aperti e collettivi degli edifici di edilizia di residenza pubblica di Via Rimini a Montesilvano. Il processo è inserito all'interno di una convenzione scientifica e di ricerca che il Comune di Montesilvano sta sottoscrivendo con il Dipartimento di Architettura. Ma in concreto cosa faranno questi studenti? Lo abbiamo chiesto a Mario Lattanzio, presidente Ater Pescara. Progetteranno la realizzazione dell'arredo urbano di questa zona più l'eliminazione delle barriere architettoniche. Poi il loro progetto noi lo utilizzeremo per chiedere finanziamenti al riguardo per poter realizzare le opere. La cosa bella è che questi ragazzi noi li portiamo anche nei cantieri perché con questa convenzione lo possiamo fare, quindi fanno pratica ma fanno anche teoria e quindi è una cosa molto importante per loro. Qui siamo in via Rimini, vogliamo dimensionare un po' quante sono le abitazioni, anche le palazzine? Allora, qua sono 181 appartamenti, quindi è una zona molto abbastanza frequentata e abbastanza abitata. Poi con il comune abbiamo una collaborazione molto stretta e quindi tutte queste cose le facciamo anche insieme a loro, i quali anche loro hanno fatto questa convenzione scientifica con l'università. Quindi l'abbiamo fatta anche con Pescara, con Spoltore, quindi stiamo cercando, poi con la Grande Pescara, Montesilvano, Pescara e Spoltore, poi saranno un unicum, quindi stiamo lavorando anche su questo come edilizia residenziale pubblica. Il quartiere attualmente è interessato da una scheda progetto per un primo lotto di interventi su fondi di finanziamenti europei per la rigenerazione urbana, per un importo di oltre 8 milioni e mezzo di euro. Le idee a questi ragazzi non mancano di certo. Sentiamo Pietro. Sicuramente stiamo cercando di puntare sull'inserire dei servizi nell'attacco a terra, quindi nel piano terra degli edifici, anche forse un po' con la tecnica forse dell'infill, quindi proprio di adagiare nuovi corpi agli edifici esistenti e far sorgere dei servizi che possono essere occasione sicuramente se dirighiamo all'interno di quartiere e soprattutto per ricucirlo alla città. Chiusura con il sindaco De Martinis. Siamo felicissimi come amministrazione comunale che ci sia questa collaborazione tra intanto l'amministrazione e l'ATER, ma anche tra l'ATER e l'Università d'Annunzio. Siamo felicissimi peraltro di constatare quanta attenzione ci sia su questo quartiere che, come dicevo, ha necessità assolutamente di un lavoro progettuale che possa riportare e possa donare ancor più tranquillità, serenità e diciamo decoro al quartiere.